Buongiorno a tutti, vorrei in questo fi video finale, diciamo così, chiudere l'ultimo argomento che ci eravamo lasciati in sospeso, cioè il laboratorio 13 che abbiamo fatto sotto forma di simulazione d'esame e diciamo così, vorrei condividere con voi una soluzione possibile al laboratorio 13, quindi alla seconda simulazione d'esame che abbiamo fatto. Visto che non abbiamo avuto tempo di farlo nelle lezioni, diciamo così, aggiungiamo questo video come appendice. Quindi avete avuto già modo sicuramente di provare gli esercizi, quindi andiamo già abbastanza mirati su quelle che possono essere soluzioni. Vediamo prima i tre esercizi di teoria per poi passare all'esercizio di programmazione. Allora, il primo esercizio di teoria, la prima domanda di teoria ci chiedeva di elencare in ordine crescente dal più piccolo al più grande una serie di numeri binari codificati in complemento 2 su 6 bit. Vediamo se riesco a ingrandire magari un pochino in più il testo, anche se diciamo così, esteticamente diventa più brutto, ma perlomeno dovrebbe essere più facilmente leggibile. Allora, qui ci chiede di ordinare i numeri dal più piccolo al più grande in complemento 2 su 6 bit. Beh, su 6 bit verifichiamo che sono tutti su 6 bit e quindi non ci sono inganni o trabocchetti. I numeri sono codificati in complemento 2. Quindi innanzitutto io posso già distinguere tra i numeri negativi e tra i numeri positivi. I numeri negativi sono, li ricopio, 1, 1, 1, il primo è negativo perché inizia con 1. Il secondo è positivo perché inizia con 0, indipendentemente dal valore, chiaramente, no? Poi abbiamo un altro, poi ci ragioniamo sul valore, ma perlomeno li dividiamo per nostra comodità. Poi c'è lo 0 che sta in mezzo, ovviamente, che non è né positivo né negativo. Poi c'è 0011111, 0 è 5 1, seguito da 5 1 e poi ci sarà tutti uni. Ancora uno manca, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, ci sono già tutti. Allora, qui ho semplicemente diviso, no, positivi da negativi, tanto per comodità, per poterci ragionare separatamente. Ovviamente i negativi verranno tutti prima dei positivi, però tra di loro devo un attimo ordinarli. Allora, la combinazione 0000 chiaramente corrisponde allo 0 e quindi sarà sicuramente dopo i negativi e prima dei positivi. Tra questi due numeri positivi chiediamoci qual è più grande. Tra questi due numeri positivi il più grande sembra proprio il secondo, no? Poi se volete possiamo metterci qui e fare i conti e convertirli dalla base 2 alla base 10. Ricordate che all'esame potete avere un foglio di carta bianca su cui fare anche i calcoli in brutta. Però non ce n'è bisogno perché io vedo che qua c'è una potenza di 2 che c'è anche sotto. Poi c'è un'altra potenza di 2 che c'è anche sotto, quindi fin qua tutti uguali, ma poi qua ci sono tre zeri e qua ci sono tre uni, e quindi di sicuro ci sono dei termini, nella sommatoria, no, che ci possiamo immaginare, la sommatoria dei numeri binari, nel primo caso ho due termini, nel secondo caso ho due termini più altri tre, e quindi questo secondo è sicuramente maggiore. Quindi casualmente questi due sono già nell'ordine giusto, da più piccolo a più grande. Per quanto riguarda i negativi, si può fare lo stesso ragionamento, nel senso che ci ricordiamo che a meno del primo bit, che per il momento lo stacco un attimo perché non ci dia fastidio, che vale meno qualcosa, meno 2 alla quinta, gli altri hanno un valore positivo. Quindi abbiamo anche qua una sommatoria in cui il primo termine è negativo, è sempre uguale, tutti gli altri termini sono positivi. E allora quali sono i termini che pesano di più? Beh, sicuramente è questo che avrà tutta la sommatoria di tanti termini positivi. E quindi questo sarà tra i negativi il maggiore. Se uno lo converte in decimale, scopre che questo vale meno 1, che quindi ovviamente è il più grande tra i numeri negativi. Il più piccolo in valore assoluto, ma ovviamente in valore algebrico è il più grande. Poi abbiamo tra questi due. Qui abbiamo un 1 nella posizione 0, 1, 2, 3, 4. 2 alla quarta e qui abbiamo uno 0 nella posizione 2 alla quarta, quindi il primo numero risulta maggiore del secondo, perché c'è un termine positivo più 2 alla quarta che nel secondo caso non c'è. Per come sono fatte le rappresentazioni posizionali,
quando io trovo una differenza su una cifra più significativa, le altre non le vado neppure a vedere. Cioè, se io anche in decimale, se trovassi 9.374 e 5.890, una volta che mi fermo al migliaio, 9.000 rispetto a 5.000, non mi interessa più centinaia, decine e unità, perché possono solamente più arrotondare, ma sicuramente non invertiranno la relazione maggiore minore. Quindi, dove trovo una differenza già sulle cifre più significative, mi posso fermare. E quindi questo vuol dire che il primo numero sarà, il primo che ho scritto, in realtà sarà più grande del secondo, quindi dovrò scambiare di posto. Adesso qua facciamo finta di essere sotto Respondus, che non ci fa fare copia e incolla, e quindi lo riscrivo a mano. Quindi questo è l'ordine definitivo, togliamo queste etichette negative e positivi, togliamo questi spazi qua davanti, è l'ordine definitivo con cui elencare la risposta corretta. Questo, dicevo, l'abbiamo fatto puramente ragionando sulla rappresentazione binaria senza necessariamente convertire in base 10. Se avessimo voluto convertire in base 10 l'avremmo potuto fare, abbiamo visto che questo è 0, 1, 2, 3, 2 alla terza meno 2 alla quinta, ok? 2 alla quinta è 32, quindi abbiamo meno 32 più 2 alla terza che fa 8, e quindi questo farebbe meno 24. Ci saremmo potuto convertire questo, in questo caso avremmo il meno 32 più 16 che fa meno 16, più 8 che fa meno 8, più 1 che fa meno 7. In questo caso avremmo avuto meno 32 più 16 più 8 più 4 più 2, pardon, più 2 più 1 che fa meno 1, questo fa 0, vabbè. Qui invece avremmo avuto un 16 più 8 che fa 24, e qui avremmo avuto un 16 più 8 più 4 più 2 più 1 che fa 31, se non sbaglio i calcoli. Quindi anche convertendoli, non è richiesto nel testo di indicare qua il valore decimale, ok? È richiesto solamente di riportare nell'ordine giusto i numeri binari. Quindi questo che ho messo tra parentesi sarà il contenuto, diciamo così, del nostro foglio di frutta, ma non è da consegnare. Quindi che voi lo facciate convertendo in numero decimale, che voi lo facciate ragionando sulla rappresentazione dei numeri, il risultato corretto deve essere questo. Ok, passiamo alla seconda domanda. La seconda domanda è una domanda, diciamo così, sulla parte di architetture, e ci chiede quale o quali delle seguenti caratteristiche di un sistema di elaborazione viene influenzata dalla dimensione dell'address bus. E qui quale barra quali vuol dire che le risposte giuste possono essere una o più di una. Perché non fatevi ingannare quando vi chiedono di indicare tutte le risposte giuste sul fatto che debbano essere per forza più di una, magari solo una, o addirittura magari sono zero, magari non ce n'è nessuna. Allora, ragioniamo sulle risposte. Allora, l'address bus, ricordiamoci che permette di comunicare gli indirizzi che servono a leggere o scrivere i dati nelle varie periferiche da parte della CPU. Quindi quando la CPU vuole scrivere una cella di memoria, userà il database per indicare quale valore vuole scrivere, e userà l'address bus per indicare qual è l'indirizzo della cella di memoria in cui scrivere. Viceversa, quando la CPU vuole leggere, dovrà usare l'address bus per ricevere un dato dalla memoria o da un'unità di input, ad esempio, e l'address bus per indicare qual è l'indirizzo di memoria della cella che sta leggendo. Okay? Un address bus più grande mi permette di avere più indirizzi, esponenzialmente più indirizzi. Il numero di indirizzi, ossia il numero di celle di memoria, è 2 elevato alla dimensione dell'address bus. Okay? Questo, diciamo, ce lo ricordiamo dalla teoria. Adesso proviamo a matcharlo con le risposte proposte. Allora, il numero di registri presenti nella CPU. Allora, il numero di registri presenti nella CPU sono interni alla CPU, e non hanno un indirizzo, non sono indirizzati con celle di memoria, sono registri predefiniti, normalmente sono in piccolo numero, no? Da qualche decina al centinaio,
e sono, diciamo così, già noti alla CPU, già noti al programmatore. Non hanno bisogno, all'interno della CPU, fatemelo dire così, non esiste l'address bus. Le risorse si conoscono tutte direttamente. Okay? Quindi la 1 sicuramente no, perché per due motivi, i registri non hanno un indirizzo, non ne hanno bisogno. Dentro la CPU non c'è l'address bus. Questo serve per indirizzare risorse esterne alla CPU. I bus servono proprio per collegare tra di loro la CPU alle altre periferiche, quindi internamente la CPU non ha senso, quindi l'address bus non ha nessun impatto sul numero né sulla dimensione dei registri nella CPU. 2. La capacità totale della memoria interna. Questa è la risposta giusta, sì, perché corrisponde al numero di celle massimo che potrò mai indirizzare. E se una cella non ha un indirizzo di memoria perché ho già finito tutti gli indirizzi di memoria a mia disposizione, è come se non ce l'avessi perché la CPU non ci potrà accedere. Quindi questa è la risposta giusta. La risposta 3. La capacità totale della memoria di massa, la memoria di massa sarebbero i dischi, sarebbero, diciamo, i dischi nel senso di hard disk, nel senso di SSD, potrebbero essere le chiavette USB, gli altri tipi di periferiche di memorizzazione. Questi qui, sono delle periferiche di output, non direttamente collegati alla CPU. Ad esempio, la chiavetta USB è collegata attraverso la porta USB e quindi il loro contenuto non è indirizzato all'address bus. Cioè, sicuramente in una chiavetta USB ogni cella ha un suo indirizzo, ogni byte che scrivete dentro la chiavetta, dentro un file, ha un suo indirizzo, ma questo non è direttamente sull'address bus, no? È gestito dal sistema operativo che, diciamo così, gestirà quella quantità di memoria attraverso la memorizzazione dei file, ma non è un accesso diretto che la CPU può dire leggimi questa cella direttamente della chiavetta USB o del mio disco di memoria. Quindi la quantità della memoria di massa disponibile non è limitata dalla dimensione dell'address bus, è indipendente. No, io posso aggiungere una chiavetta in più e il mio sistema la riconosce, ma anzi, se voi ci pensate, la dimensione della memoria interna, no, dei calcolatori va nell'ordine di alcuni gigabyte, ok? Quindi magari avete computer con 8 giga, con 16 giga, qualcuno con 32 giga, chi, diciamo così, vuole fare le cose in grande, byte di memoria interna. Ma poi invece la memoria di massa, ragioniamo invece sulle centinaia di gigabyte in su, 500 giga, 1 terabyte, 2 terabyte, quindi proprio sono ordini di grandezza in più che non sarebbero possibili come memoria interna del calcolatore. La 4 è la supercazzola di turno, perché ovviamente la massima risoluzione video supportata non c'entra niente con l'address bus, al limite, quindi non c'entra niente, quando la CPU vuole, diciamo così, scrivere o disegnare qualcosa sul video, ovviamente dovrà trasferire dei dati verso la scheda video, ma poi la risoluzione video dipende dalla quanta memoria c'è nella scheda video, no? Dipende dalla memoria della scheda video. E dalla potenza della GPU. Di GPU non ne abbiamo parlato, è il processore che c'è internamente alle schede video, no? Però questo non c'entra assolutamente nulla con l'address bus, perché è tutta la scheda video che ci pensa a generare l'output. Quindi qui abbiamo fatto tutto il ragionamento, l'unica cosa ovviamente che era richiesta in sede d'esame era indicare il numero 2 e basta. Ok?
sì, numero 2. Passiamo all'esercizio successivo, che era l'esercizio sulla, diciamo così, teoria di programmazione, in cui veniva chiesto cosa si intende con i tipi di dati immutabili e fornire alcuni esempi relativamente al linguaggio Python, chiaramente sui tipi di dato immutabili. Cosa possiamo dire? Tipo di dato immutabile, no? Potrebbero essere i dati immutabili, i tipi di dati immutabili, sono quelli per cui una volta assegnato un valore iniziale, non è più possibile modificare il contenuto del valore della variabile. Quindi posso dare un valore iniziale, ovviamente, a una variabile di un tipo immutabile, ma non, una volta che ho dato questo valore non lo potrò più modificare aggiungendo un pezzo, togliendo, incrementando il valore, eccetera, eccetera. Gli esempi in Python sono le stringhe e tuple, che sono i due tipi per loro natura immutabili. In realtà ci sarebbero anche i numeri interi oppure floating point, che sono immutabili, ma essendo valori semplici, non me ne accorgo, no? Quando modifico un numero, in realtà ne sto creando uno nuovo e sto buttando via quello vecchio, così come faccio sulle stringhe. Ma diciamo che tecnicamente è vera anche questa risposta, probabilmente nessuno se l'ha venuto in mente, ma andava bene così. La cosa importante era, in questo caso, le due cose importanti su questa domanda era di distinguere il valore iniziale rispetto alla modifica del contenuto. Non è vero che sono variabili di cui non posso segnare un valore, posso segnarlo, ma solamente inizialmente quando la creo, poi una volta che l'ho creato non posso più modificare. E quindi io, nel correggere questo, avrei verificato se aveste, diciamo così, fatto questa distinzione tra il valore iniziale e il valore successivo, i valori successivi della variabile che non sono permessi, e poi citato stringhe e tuple, che sono i due esempi i principali, diciamo così, di dati immutabili che abbiamo conosciuto in Python. Ok, fatto questo, quindi questa addizione, questa aggiunta sui numeri, poteva anche non esserci, non sarebbe stato un problema, diciamo, in fase di correzione, di valutazione. Ok, passiamo alla parte, di programmazione, e quindi qui magari mi apro nel tab separato il nostro foglietto con le funzioni, se avessimo bisogno di consultarlo. Io adesso sto lavorando direttamente col browser, ma anche dentro Respondus, questa stessa cosa funziona altrettanto. Una cosa che vi consiglio di verificare sempre: noi abbiamo messo questa leggenda che, per ragioni, diciamo, quelle tipografiche di impaginazione, è andata a finire nell'ultima pagina. Però è importante, soprattutto perché definisce che cos'è una sequenza e che cos'è un contenitore. Una sequenza può essere una lista, una tupla, una stringa, tutto ciò che può essere indicizzato per ordine, il primo, il secondo, il terzo elemento. I contenitori invece sono una cosa più ampia, che comprendono anche gli insiemi dizionari. Ok? Quindi fate molta attenzione quando nel testo, nella spiegazione delle varie funzioni, a un certo punto compare sec, sequenza, automaticamente dobbiamo ricordarci che questa funzione può essere applicata sia alle liste che alle stringhe, eccetera, eccetera, no? Anche qua, questo primo blocco, per tutti i contenitori e per tutte le sequenze, dà delle funzioni di utilità generale per tutti, che non sono poi più ripetute nelle varie parti, nei vari capitoletti di stringhe, liste, eccetera, eccetera. Così come la seconda cosa a cui fare attenzione: noi abbiamo cercato di fare, diciamo, di essere molto precisi nello scrivere, usare il verbo, quando compare il verbo restituisce, significa che quella funzione restituisce un valore, quindi crea di fatto un nuovo dato, in questo caso una nuova stringa, e ovviamente lo crea, e lo restituisce come valore. Mentre invece, ad esempio, quando abbiamo
quando non usiamo restituisce, quindi ad esempio questo clear elimina gli elementi, significa che li elimina direttamente nel contenitore, nella lista che ho usato come argomento, e quindi modifica la lista. Quindi, diciamo, come regola generale, dove vedete scritto restituisce, significa che la funzione ha un valore di ritorno, e questo valore di ritorno di solito è la copia, una nuova copia, una nuova struttura dati contenente il valore che vi interessa. Quando non c'è restituisce, di solito viene modificata la lista o la struttura dati. Ad esempio qua dice rimuove l'ultimo elemento, vuol dire che lo rimuove dalla lista L, non che restituisce una nuova lista avendo senza più quell'elemento, ok? Quindi facciamo attenzione a questo verbo qua, no? Index restituisce e quindi non modifica. Qui c'è scritto rimuove, quindi vuol dire modifica, e poi di conseguenza non ritorna nulla, no? Non ritorna niente. Molte domande dicevano, ad esempio, ho ricevuto parecchie volte domande del tipo, ma se faccio, dov'è finito, ad esempio sulle liste, il sort, ok? Il metodo sort, diverse domande che mi dicevano, ma perché ho fatto un sort e non mi restituisce nulla? Okay? Mi dà un none come risultato del sort. E certo, perché vedete che qua c'è scritto ordine, non c'è scritto restituisce, vuol dire che non restituisce nulla, perché rimescola gli elementi che sono all'interno della lista stessa. E quindi di conseguenza restituisce none come valore di ritorno. Quindi se voi fate A uguale lista.sort, questo A non contiene nulla. Quindi facciamo solo attenzione, fate attenzione, c'è questa lieve differenza, la funzione restituisce qualcosa come sorted? Sì. La funzione modifica i dati come sort, e in questo caso vedrete che usiamo un verbo diverso dal verbo restituisce. Vabbè, questo ho approfittato solo per puntualizzare un pochino la chiave di lettura anche dei dettagli di questo foglio, in cui ovviamente abbiamo cercato di condensare il più possibile, e quindi in qualche modo bisogna... diciamo così, fare attenzione alla leggenda. Ok, passiamo all'esercizio di programmazione che proviamo a risolvere insieme. Non sto a ripetere il testo perché l'avete già letto e ragionato sicuramente in fase di simulazione d'esame oppure nelle giornate successive. Ci ricordiamo solamente che noi abbiamo, ci viene dato questo file di testo in partenza che è denominato carte.txt, no? È spiegato nel testo, provo a ingrandire, purtroppo rimane sempre questo bordo sinistro antipatico, che non si può, diciamo così, eliminare più di tanto, perché questo blocco qua non riesco a cancellarlo, purtroppo. E, vabbè, però è fatta così la struttura dell'applicazione. Se questo un pochino lo posso allargare il blocco col programma. Allora, noi abbiamo il file carte.txt, diciamo così, per abitudine io la prima cosa che faccio è dare un'occhiata ai file che mi hanno passato, quindi possiamo fare una prima istruzione semplicemente di con print di dunque open carte.txt in modalità di lettura punto read. Quindi in un'unica istruzione apro il file, leggo l'intero contenuto del file come una stringa e stampo questa stringa, e questo mi permette, con verifica risposta, di visualizzare in fondo il contenuto del file, così lo vedo completo. Se mi servisse, no, vederlo completamente, ce l'ho qua a disposizione. In realtà nel testo dell'esercizio c'era già un esempio, no, di quelle che potrebbero essere alcune linee del file, ma non sono tutte. Quindi se ho il dubbio di che cosa c'è nel file, voglio vederlo esattamente, voglio vedere che cosa contiene, quanti spazi ci sono, eccetera, ve la cavate tranquillamente con una riga di codice in questo modo. Fatto questo, possiamo cominciare a ragionare sul programma vero e proprio. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo acquisire il mazzo di carte e per ciascun mazzo di carte capire qual è l'oggetto da prendere sulla base delle due regolette che sono state indicate nel testo.
come possiamo rappresentare la difficoltà, no, di questo esercizio soprattutto era capire come rappresentare l'informazione. Quindi io ho degli oggetti, e questi oggetti sono, possono essere gli oggetti fisici oppure gli oggetti rappresentati nelle carte. Ogni carta rappresenta due oggetti, in questo caso la bottiglia e il topo, la sedia e il fantasma. Quindi ogni carta contiene due oggetti. E poi ho gli oggetti fisici, questi cinque oggetti fisici. Allora, io devo avere una rappresentazione, posso scegliere che rappresentazione usare per gli oggetti. Potrei anche usare direttamente questa, una stringa di due caratteri che mi rappresenta l'oggetto, quella che è già rappresentata nel testo. No? Oppure potrei scegliere di rappresentare un oggetto che sono come una tupla, la cui prima componente è il tipo, la seconda componente è il colore. Oppure con un dizionario che ha due chiavi, un dizionario è un record, il cui primo campo, la prima chiave è nome e la seconda chiave è colore. Però, sempre in base al principio di manteniamo le cose il più possibile semplici, io direi di usare la stessa codifica che c'è qua. Ok? Poi ovviamente dovrò stampare, come mi fa vedere, per esteso, i nomi degli oggetti, quindi ho bisogno di salvarmi da qualche parte la relazione che c'è tra la codifica dell'elemento, quindi il fatto che T maiuscolo sia il, quello che era il T, il topo, no? E A minuscolo sia azzurro. Allora, io comincio a salvarmi per primo queste informazioni. Questa print la teniamo commentata, non ci serve più, però se ci dovesse servire, avessimo un dubbio, ce l'abbiamo già scritta lì, la teniamo come commento. Allora, il passo successivo, dicevo, è poter, possiamo definire quelli che sono come li chiamano, i tipi di oggetti, il pezzo fisico da prendere, il nome delle carte, i pezzi corrispondenti, quindi nome dell'oggetto che possiamo definire, usare appunto il fatto che l'F sia un fantasma. Mi creo un piccolo dizionario che T sia il topo per ricordarmi i nomi dei pezzi. Avrò che P è poltrona, essendo dizionario non mi importa dell'ordine in cui inserisco gli elementi. Poi avrò, abbiamo detto, fantasma, topo, poltrona, bottiglia. E infine avrò, dunque, cosa che mi manca, il libro, L per libro. Ok, così come poi posso avere il colore, che questi sono quelli che dovrò poi stampare, quindi il colore sarà B per bianco, poi avrò l'R per rosso, R minuscolo, apice rosso, poi avrò l'A per azzurro, non ho chiamato azzurro e non blu per non avere il conflitto con B di bianco, e poi avrò dunque bianco, rosso, azzurro, grigio, G di grigio, e infine il quinto colore, bianco, rosso, azzurro, grigio, il verde, B di verde. Chiusa graffa. Quindi, per tranquillità, vogliamo fare una print di nome e una print di colore e vediamo che cosa esce, no? Quindi da questo programma in cui ho semplicemente definito due dizionari che si ricordano sulla base delle sigle dei nomi e dei colori, e sono queste le risultanze, quindi dovrebbe essere corretto. Ok, anche qua posso metterci un bel commento, vado avanti col programma e posso ricordarmi che gli oggetti fisici, chiamo oggetti, quali sono? Allora, questi oggetti possono, a questo punto io li posso memorizzare in una lista, gli oggetti fisici che fanno parte del gioco. Poi le carte le leggerò dal file, ma gli oggetti già li conosco. Sono la bottiglia verde, sono il topo grigio,
sono la cosa rimane? Il fantasma bianco, il libro azzurro e dunque bottiglia, topo, fantasma, libro e poltrona, la poltrona rossa. Questi sono gli oggetti fisici che esistono. Li ho rappresentati come lista di 5 elementi, l'ho fatta come lista, potrebbe essere anche un set, diciamo così, non cambia molto, ciascuno dei quali è rappresentato con questa codifica a due lettere, che tra l'altro è la stessa codifica che troviamo nel file. Ok? Quindi questa è l'informazione di base. Poi abbiamo chiaramente il nostro nome del file, che sarà carte.txt, che abbiamo visto prima, e poi finalmente possiamo cominciare il nostro programma. Magari definiamo una funzione main in cui lavoriamo, e dentro questa funzione main la prima cosa che dobbiamo fare è leggere il mazzo di carte. Quindi mazzo uguale, per comodità mia faccio una funzione leggi mazzo a cui passo il nome del file. Questa funzione leggi mazzo ovviamente me la definisco sotto leggi mazzo. Come vi ho detto più volte, è opzionale usare le funzioni, quindi fatelo se vi trovate comodi, altrimenti scrivete direttamente il codice nel main o nel blocco principale. Nome file. Allora, che cosa farà la funzione leggi mazzo? Come prima cosa legge il file, l'input file, faccio un open, nome file, in modalità di lettura. Ovviamente questo, come sempre, dobbiamo mettere dentro un try catch, try except, scusate, except IO error. Se ci fosse un IO error dovrò stampare impossibile aprire il file e poi uscire dal programma. Se invece va tutto bene, continuo la funzione, mi ricordo di chiudere il file e poi in mezzo ovviamente avrò la lettura del file stesso, del mazzo. Quindi il mio mazzo sarà una lista di carte, okay? Che parte vuota, e poi man mano che leggo le righe del file, while line for line in input file, dovrò andare a separare le carte dal file. Quindi potrò avere le due carte che sono, cosa sono? Prendo la linea, faccio uno strip per togliere il capo e poi posso fare uno split per separare i due elementi. Quindi in questo caso dovrei avere, ad esempio, no, lo scrivo come commento, carte, dovrebbe essere una lista che come primo elemento ha TR e poi come secondo elemento BV, quindi dovrebbe essere una cosa del genere. TR e secondo elemento BV. Se non sono sicuro che sia così, faccio in fretta, metto una print e me lo faccio stampare. A questo punto non stampa più il contenuto del file, ma stampa il contenuto della variabile che ho appena letto. Proviamolo così. Mi manca solo più la chiamata al main finale, verifica risposta, e così verifichiamo subito, uno, che non abbiamo fatto errori in apertura del file, e due, cosa abbiamo letto effettivamente dal file. Lo consiglio veramente, man mano che scrivete codice, anche poche righe per volta, provatelo subito e cercate di vedere che cosa sta facendo il programma, perché poi magari uno si è dimenticato uno spazio, oppure si è confuso tra stringa e lista, e poi va avanti col programma e si creano dei problemi dopo che sono in realtà erano dovuti a un errore magari anche stupido prima, okay? Quindi questo è ciò che pensavamo di avere. Allora, quindi ciascuna carta letta sarà una lista di due elementi. Questi due elementi sono stringhe di due caratteri ciascuna. Ok, io questa lista la posso benissimo accodare mazzo.append delle carte che ho letto. Quindi il mio mazzo sarà una lista lunga
di carte, ciascuna carta è una lista di due elementi. Questi due elementi sono i due oggetti presenti su una carta. Su ogni carta sono presenti sempre due e due soli oggetti, per definizione. Allora, se faccio così, nel main posso aver letto il mazzo e vediamo un attimo che cosa salta fuori. Metto una print nel main, dopo ovviamente essermi ricordato di fare il return del mazzo, altrimenti vedrai un none. Il return l'ha fatto dopo la close, se no la close non verrà mai fatta. Return mazzo, verifica risposta e mi farà vedere la stessa cosa di prima, ma sotto forma di lista. Vedete che c'è la lista grande che contiene tante liste piccole. Questa è la rappresentazione del mazzo, la più diretta, la più immediata che mi è venuta in mente, essenzialmente, senza fare troppe complicazioni. Ok, siamo arrivati qua. Adesso è facile, perché basterà prendere una carta sola del mazzo, una carta per volta, scusatemi, e ragionarci sopra. Quindi a questo punto posso fare un ciclo for carta in mazzo. Sì, in realtà carte non è tanto bello, perché la carta, ragiono sulla legge mazzo, la carta è una sola, quindi fatemela chiamare singolare. Il fatto è che la carta contiene due oggetti, due figure, quindi, però il plurale effettivamente non era molto adatto. Ok, ma è un dettaglio, è chiaramente questo il nome della variabile. Allora, for carta in mazzo, quindi prendo una carta per volta e da questa carta devo capire qual è l'oggetto, diciamo così, trovo oggetto dato da quella carta. Quindi tutto si baserà su una funzione trovo oggetto, e una volta che ho trovato l'oggetto potrò a questo punto scrivere il messaggio che devo scrivere. Print, allora andiamo a vedere che cosa devo scrivere. Dovrò scrivere carta due punti, freccia prendere due punti. Ok, allora scrivo carta, due punti. La carta è fatta di due parti, ok? Quindi la prima parte è carta di 0, è fatta di un nome e di un colore, quindi il nome è nella posizione 0 e per stamparlo, quindi carta di 00 sarà, che ne so, la B, nel caso di una carta tipo BV. Io ovviamente non voglio stampare, posso stampare B, ma dovrei stampare bianco. O ad esempio posso stampare, al posto di F devo stampare fantasma. Allora come faccio a convertire la F in fantasma? Accedo al dizionario nome di carta di 00. Spazio. Stessa cosa per il colore del secondo carattere del primo elemento della carta, quindi carta di 0 è sempre il primo elemento, però prendo il secondo carattere e di questo accedo al vettore colore. Poi, quindi ho stampato la prima carta più, vado a capo, quindi cioè continuo su una print serie successiva. La seconda carta sarà circa uguale a quella precedente, vorrei fare copia e incolla, ma se sono sotto respondus non posso, quindi dovrò riscriverlo, per fortuna non è tanto. Carta di 1, 0 questa volta, quindi il primo elemento, il primo carta di 1 è il secondo oggetto che sta sulla carta, 0 è il primo carattere, quello che rappresenta il nome. Spazio, colore, quindi altra chiusa graffa, è aperta graffa, è chiusa, colore di carta 1 1. Allora vediamo per ora questo trovo oggetto, ovviamente non ce l'è ancora, quindi la commentiamo per non avere un errore, vediamo che cosa stampa a questo punto, sempre sulla base del concetto che facciamo un pezzettino e lo verifichiamo. Quindi mi sta stampando, vado in fondo, un errore, dunque manca una chiusa graffa alla linea 18, la chiusa graffa, allora aperta graffa, chiusa graffa, aperta graffa, cosa ho sbagliato qua, aperta graffa, aperta quadra,
aperta quadra, chiusa, aperta, chiusa, chiusa, chiusa graffa. Ecco qua, lui mi dice che si aspetta una chiusa graffa, in realtà quello che manca è una chiusa quadra, a ben guardare. Ok, quindi a questo punto, ok, mi stampa carta topo rosso più bottiglia verde, che sappiamo che era la prima riga del file, bottiglia bianco più libro grigio, chiaramente bottiglia bianco anziché bianca, ma fa lo stesso, diciamo così, la declinazione del genere non ci interessa. Ok? Quindi siamo riusciti a stampare la prima metà, adesso dovremo stampare l'oggetto, anche la stessa cosa per l'oggetto. Per l'oggetto ovviamente dovrò definire la funzione trovaOggetto, che mi definirò qua sotto. Dato una carta, mi restituisce un oggetto e quindi fa tutti i controlli che deve fare. Allora, quali controlli deve fare? Beh, applichiamo le regole. La prima regola dice: se nella carta è rappresentato uno dei pezzi fisici nel colore corretto, allora quello è l'oggetto da indicare. Quindi andrò a vedere se il primo oggetto nella carta, quindi il topo rosso, è uno degli oggetti fisici? No. Il secondo oggetto della carta, la bottiglia verde, è uno degli oggetti fisici? Sì. E allora questo è l'oggetto da restituire. In questo caso. Allora, come faccio a verificarlo? Beh, è molto semplice, perché io ho l'oggetto, se è carta di 0, in oggetti. Io ho la lista degli oggetti e quindi basta semplicemente controllare se quell'oggetto lì, bottiglia verde, appartiene agli oggetti sì o no. Se sì, lui è l'oggetto che voglio. Return carta di 0. Altrimenti, controllo se lo sia la carta di 1, cioè il secondo oggetto tra quelli disegnati nel file, disegnati sulla carta. Sappiamo dal testo che non capiterà mai che entrambi gli oggetti disegnati, no, appartengano agli oggetti fisici, che altrimenti non avrebbe senso. Return carta di 1. Ok, quindi in questo caso abbiamo soddisfatto la prima regola, la prima delle due regole. Se la carta è rappresentata direttamente negli oggetti, cioè se il primo oggetto presente nella carta è tra gli oggetti fisici, oppure, questi due punti non c'entra, oppure il secondo oggetto rappresentato nella carta è tra gli oggetti fisici, allora ho trovato l'oggetto che devo restituire e te lo restituisco qua come carta. Altrimenti, il lavoro è da fare un pochino più complicato. Devo applicare la regola 2, e la regola 2 mi dice: se i due pezzi fisici sono rappresentati entrambi nel colore sbagliato, che è il nostro caso perché altrimenti l'avremmo già catturato sopra, allora il pezzo da identificare sarà, e questa è la frase chiave, l'unico pezzo che è diverso sia come forma che come colore dai pezzi illustrati nella carta. Allora a questo punto ci conviene ragionare al contrario. Ci chiediamo, ok, ma devo restituire un topo grigio? Supponiamo che siamo nella carta di destra, ovviamente, no? Perché la carta di sinistra abbiamo visto che si applica la prima regola. Nella carta di destra non si applica la prima regola perché il fantasma grigio non esiste tra gli oggetti, la poltrona blu, azzurra, non esiste tra gli oggetti. Quindi vado nella regola 2 e mi chiedo: devo restituire il topo grigio? No, perché qui ho qualcosa di grigio. Devo restituire la poltrona rossa? No, perché qui ho una poltrona. Devo restituire il libro blu? No, perché qui ho un oggetto blu. E così via. E quindi per esclusione mi rimarrà di nuovo per coincidenza la bottiglia verde. Ok? Quindi mi conviene prendere uno per uno questi 5 oggetti e di ciascuno chiedermi: sei tu? Sei tu quello che soddisfa questa caratteristica? Se sì, ti ritorno, altrimenti no. Quindi conviene ragionare sugli oggetti anziché sulla carta. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che a questo punto io mi chiedo sui singoli oggetti, for oggetto in oggetti, quindi apro un ciclo qui dentro, e mi chiedo se l'oggetto soddisfa i vincoli. Quali sono i vincoli? I vincoli sono che il colore di quell'oggetto sia diverso dai colori sia della prima che della seconda carta. E idem per il nome. Quindi l'oggetto
di 0, che è il nome dell'oggetto, quindi fantasma, deve essere diverso dal nome dell'oggetto della prima carta, carta di 0, 0 indica il primo oggetto, e il secondo 0 indica il nome, and oggetto di 0 sia diverso anche dal nome dell'oggetto della seconda carta, l'oggetto rappresentato sulla seconda carta, quindi dentro carta di, del secondo oggetto rappresentato sulla carta, quindi carta di 1, 0 perché indica il nome, and, poi vado a capo, quindi apro una parentesi per poter andare a capo, and, la stessa cosa sui colori, oggetto di 1, cioè oggetto, ricordatevi che è una stringa di due caratteri, ok? Quindi oggetto sarà qualcosa tipo, metto un commento, oggetto sarà qualcosa tipo topo verde, ecco. Quindi di 0, di 1 va a prendere il primo e il secondo carattere, mentre carta, ricordiamoci, è quella lista di due elementi. Quindi faccio lo stesso controllo sul colore, se il colore dell'oggetto è diverso dal colore della prima carta, del primo oggetto rappresentato sulla carta, e il colore dell'oggetto, oggetto di 1, è diverso dal colore del secondo oggetto rappresentato sulla carta, quindi il secondo oggetto rappresentato sulla carta è carta di 1, il suo colore è 1. Se sono vere tutte queste cose, allora ritorno all'oggetto, perché questo oggetto soddisfa il vincolo di avere tutta la tutti i nomi, diciamo così, e tutte le forme e tutti i colori diversi rispetto a quelli presenti sulla carta. Se non dovesse succedere, possiamo, non so, fare un return none oppure un errore, quello che volete, non dovrebbe mai capitare qua, no? Non capita mai. Non capita mai, ovviamente, se abbiamo, se non abbiamo fatto errori noi di implementazione e se non ci sono errori nel file di partenza. Ok, questa è la parte difficile, diciamo così, dell'esercizio. Se funziona, lo verifichiamo subito andando a togliere questo commento alla chiamata della funzione, aggiungendo una print a questo punto di, dunque, vediamo, cercavo di stampare nel formato giusto, freccia prendere due punti, ok? Quindi metto un end uguale vuoto in modo da non andare a capo sulla print precedente, e qui stamperò freccia spazio prendere due punti, e a questo punto lo stesso trafila, ci sarà il nome dell'oggetto di 0 spazio graffe colore quadre oggetto quadre 0. Ops, lo metto dentro le quadre. Ok, quindi questa stampa in più funziona se la trova oggetto trova l'oggetto corretto. Proviamo a vedere, verifica risposta, errore sulla linea 19, sempre sull'F string, sulle parentesi, e come sempre ho dimenticato una chiusa quadra, eccola qua. Quindi andiamo a vedere in fondo, altro errore alla riga 19, allora vedete che qua quando ci sono delle eccezioni può darsi che compaia più di una riga, qui vuol dire l'eccezione è alla riga 19 che è stata chiamata a sua volta dalla riga 51, quello che ci interessa è sempre l'ultima riga, in questo caso oggetto is not defined perché manca una G, riga 19, oggetto, eccola qua, mancava una G nel nome della variabile. Ok, altri problemi, B, ah beh certo, qui mi dice, mi sta dicendo che key error B, non lo sto facendo apposta, però sono contento che saltino fuori degli errori, perché è normale, diciamo così, durante lo sviluppo del progetto, dobbiamo anche imparare a riconoscere, key error vuol dire che io ho usato una chiave in un dizionario che non esiste, e perché mai? Beh, ad esempio B è la chiave della bottiglia, però io l'ho usata nel dizionario colore, perché è sbagliato qua, anziché oggetto di 0, K
che sarebbe la prima lettera, devo prendere oggetto di 1, cioè la seconda lettera, quella che rappresenta il colore. Quindi, come sempre, sono stato stupido io, ho sbagliato semplicemente, ci sta. E adesso, corretti questi errori, prendiamo uno a caso, poltrona verde più libro azzurro, direi che il libro azzurro è uno dei 5 oggetti. E quindi giustamente mi dice di prendere lui. Ne prendo un'altra casa, di nuovo poltrona rossa più topo azzurro è la poltrona rossa. Prendiamo un altro caso perché vediamo se si applica la regola 2. Poltrona bianca più libro grigio, in questo caso si applica la regola 2 perché nessuno, né la poltrona bianca né il libro grigio è tra gli oggetti fisici. E allora cosa devo prendere? L'unico oggetto che non è una poltrona, non è un libro, non è bianco e non è grigio. E l'unico che soddisfa tutti questi vincoli è la bottiglia verde. E così via. Quindi abbiamo tutte le stampe, poltrona grigia, bottiglia bianca, non esiste, quindi mi restituirà il, non il topo perché è grigio, mi restituirà il libro, infatti il libro azzurro. Questo, come dicevo, il, giusto per dargli un'occhiata, abbiamo ancora lasciato in mezzo le print che potremmo recuperare nel caso in cui qualcosa andasse storto, ma come vedete il programma è stato nel limite delle 50 linee di codice, no? Quindi tutto sommato non era particolarmente lungo, magari non era particolarmente semplice, perché direi che questa funzione qua del trovo oggetto richiedeva un po' di ragionamento, diciamo così, sulle regole del gioco e come mappare le regole del gioco sulle strutture dati che ci siamo costruiti. Strutture dati che ho mantenuto in questo caso molto molto semplici, perché abbiamo una lista di oggetti e il mazzo a sua volta è una lista di carte, ciascuna carta è una piccola lista, diciamo così, di due elementi. Abbiamo dovuto fare un pochino di ginnastica, un pochino di acrobazie con l'indice, perché a questo punto è una tabella, non una lista di liste, quindi avrò un primo indice che mi indica il primo o il secondo elemento della carta. E tra l'altro questo è sbagliato, adesso che vedo, no è giusto che... Quindi il primo mi indica se sto parlando del primo elemento o del secondo oggetto disegnato sulla carta. Il secondo indice, se è 0, mi rappresenta il tipo, se è 1 mi rappresenta il colore, quindi con un po' di diciamo così, acrobazie sugli indici. Ho poi usato i dizionari, il dizionario nome e il dizionario colore, solamente nella print. Vedete che questi dizionari li ho usati solamente qua, in queste tre righe, il dizionario nome e il dizionario colore li ho usati solamente per mettere in bella la stampa. In tutto il resto del programma non mi sono serviti, ho lavorato direttamente con la codifica di due caratteri. Questo è ovviamente è un modo, forse uno dei più semplici, ma ovviamente non è l'unico, ci saranno altri almeno 100.000 modi di risolvere questo esercizio. Quindi a questo punto vi posso poi condividere, no, questo codice, in modo che possiate anche eventualmente provarlo, ma soprattutto magari può essere interessante che voi condividiate ciò che avete fatto, soprattutto se non vi viene o se avete trovato le soluzioni diverse, le possiamo confrontare, le possiamo discutere insieme. Per amor di cronaca, diciamo che pur chiacchierando insieme, raccontando, diciamo così, tutti i dettagli, avremo ancora avanzato mezz'ora di tempo per l'esame. Soprattutto la parte di teoria, come avete visto, l'abbiamo fatta due volte, ci abbiamo ragionato, abbiamo scritto, anche qua, diciamo, non abbiamo solamente scritto il codice, ma abbiamo anche commentato, ci abbiamo ragionato sopra, e complessivamente è passata solo un'ora rispetto all'ora e mezza che abbiamo a disposizione. Questo anche, diciamo così, per darci un minimo dimensionamento di quello che potrebbe essere la durata dei 90 minuti d'esame, che dovrebbe essere relativamente fattibile, soprattutto se uno imbrocca, diciamo così, facilmente la strada giusta per la soluzione. Ovviamente non ho messo in conto il tempo che serviva per leggere e capire il testo, e questo sicuramente richiedeva quei 5-10 minuti tutti, perché una buona comprensione del testo mi permette già, secondo me, di impostare la soluzione, diciamo così, in un modo proficuo, no? E senza dover fare troppi tentativi o cose a caso, come a volte diciamo così, purtroppo mi capita di vedere. Va bene, io chiuderei qua, quindi vi potete confrontare la soluzione che ho fatto io con la soluzione che avete fatto voi per le parti di teoria. Sapete che sul portale, sempre su Exercise, ci sono anche altre simulazioni, altri esercizi proposti da altri docenti, quindi li potete fare tutti ovviamente, sono tutti ugualmente validi.
e sapete che la tipologia dell'esame ormai, diciamo così, non è, è consolidata, non si sposterà più da questa modalità. Grazie ancora, arrivederci a tutti.